tutti a nome del Dipartimento PDTA e do direttamente la parola al prorettore vicario, il professor Renato Masiani. Per i saluti della Democrazia. Grazie direttore. Ho dato un'occhiata vedendo la locandina che io non conoscevo. Mi sembra che la serata sia dedicata principalmente alla presentazione del libro e poi alla lezione di Tonino, però devo dire che c'è anche una parte che poi è un saluto a Tonino Paradis. Allora io vorrei, non dirò nulla sul libro, lascerò ad altri parlare di questo tema, vorrei invece dire qualche cosa sull'amico Tonino, portando qui i saluti dell'intera Sapienza che oggi è impegnata nel nostro presente, e naturalmente anche i miei personalissimi saluti in questa sede. Due parole sul Tonino Paris, che conosciamo tutti molto bene. Devo dire che Tonino Paris è stato un grande innovatore in molti campi. Questo lo dobbiamo riconoscere tutti quanti. Il primo campo, non in ordine di importanza, ma il primo che viene in mente è sicuramente l'ambito didattico formativo. Io ricordo a voi, ricordo a me stesso, che Tonino è stato membro della commissione CUN che promulgò gli ordinamenti didattici per le facoltà di architettura nel 92, gli ordinamenti che prevedevano per la prima volta la didattica in laboratorio come fulcro dell'attività didattica di formazione e di lavoro degli studenti di architettura, e quindi quella fu una grande innovazione. Ma poi ovviamente Tonino ha dato dei contributi importanti, altri contributi importanti in sede organica di Sapienza, che lo sappiamo tutti, Tonino Paris è stato il propugnatore, il fondatore, il costruttore della scuola di design di Sapienza. Su questo tema lui ha lavorato per tantissimi anni, iniziando dal diploma, il vecchio diploma di design, credo che fosse il 92-93. Un po' più avanti. Non te lo ricordo nemmeno tu, però abbiamo fatto un ventennale qualche tempo fa. Io ricordo che qualche tempo fa abbiamo festeggiato i 20 anni, quindi sarà stato massimo il 93-94. E poi da lì sono nati con la 504 i corsi di laurea nel 99, che lui ha presieduto, fondato, organizzato e presieduto, e poi con la 270 ha seguito tutto quello che ne è seguito. Ecco, una delle caratteristiche di Tonino è sicuramente la sua volontà di innovazione, la sua ferrea volontà di innovazione, e non c'è dubbio che in questo ambito lui è stato un grande innovatore. La scuola del design è stata forse la più grande innovazione che è stata introdotta in questi anni nella scuola di architettura, in particolare nella scuola di architettura di Sapienza. Sono state aperte altre strade, ma questa devo dire che è sicuramente la più importante, la più promettente, quella che ancora oggi ha una grandissima rilevanza, e quindi di questo dobbiamo ringraziare Tonino. Vorrei ricordare anche Tonino, non so se tu questo lo ricordi con piacere o no, io devo dire che lo ricordo con ammirazione tutto il lavoro che tu facesti per propugnare la fondazione di una nuova facoltà, allora la facoltà di design dentro Sapienza, un lavoro che è durato anni e che è arrivato, devo dire, anche in una fase molto avanzata, la facoltà di architettura. Esattamente, la facoltà di architettura, in consiglio di facoltà, devo dire, combattuto, approvò la proposta che fu anche approvata dal consiglio di amministrazione di Sapienza. Dopodiché però è cambiato il mondo, cambiato lo statuto, cambiato il rettore, poi è cambiata anche la legge, e ovviamente sono aperte altre nuove prospettive, però anche quello era un prodotto di innovazione sicuramente, quindi di questo credo che la Sapienza debba essere più grande. Poi naturalmente c'è tutto l'ambito della ricerca scientifica sul tema del design, anche su questo non mi spenderò, non credo di essere nemmeno all'altezza di farlo, vorrei solo ricordare due
iniziative di Tonino. Una è la fondazione della rivista Design, Disegno Industriale, Industrial Design, o viceversa, non ricordo mai qual è la denominazione esatta, che è del 2002, se ricordo bene, e che ha prodotto, credo, più di 60 numeri, affrontando, approfondendo e sviscerando molti temi, anche teorici, e di ricerca nell'ambito del disegno industriale. Questo anche bisogna dargli atto. Tra l'altro, prima che la necessità, a volte anche la smania di pubblicazione su riviste scientifiche diventasse, diciamo, un obbligo e qualche volta anche una moda dei docenti universitari, ben prima che questo succedesse. E poi, da ultimo ma non per importanza, la fondazione, l'apertura della creazione del centro di ricerca in design, che anche questa è una grande spinta di innovazione innovativa, che ha avuto degli esiti importanti, poi ha vissuto forse dei periodi meno facili, ma che adesso sicuramente avrà un rilancio. In questo dire, la Sapienza ha anche creduto, tant'è che ha rinnovato anche il rinnovo dell'attività del centro per almeno un altro anno, e poi si vedranno i risultati che sicuramente avranno. Però vorrei chiudere ricordando un altro aspetto dell'amico Tonino, che forse è quello che a me, che ho conosciuto meglio e che mi sta anche più a cuore, è la sua caratteristica di uomo delle istituzioni. Ecco, io devo dire che personalmente, qui mi scuserei se faccio qualche notazione personale, mi ha invitato, ho avuto molti confronti e anche forse qualche scontro nei rispettivi ruoli istituzionali su diversi temi, però devo dire che ho sempre rispettato, ammirato il comportamento e l'attitudine istituzionale di Tonino Paglia per tutte le questioni che lui si doveva affrontare, che per esempio io, ma anche tutto quello che c'è stato prima di me, adesso non è l'importanza, non è quello che ho fatto io, ma insomma, tutti i ruoli e tutte le questioni che lui ha dovuto affrontare, io questo l'ho sempre rispettato, e devo dire che su questo piano, nonostante le difficoltà e anche a volte le diversità di vedute, devo dire che su questo piano noi siamo sempre riusciti a intenderci. Ecco, Tonino Paris ha un senso istituzionale forte, che gli consente di affrontare le soluzioni e alle volte, qualche volta, deve anche di fare eventualmente dei passi indietro se capisce che questo è nell'interesse dell'istituzione. Ecco, io di questo gli sono grato, perché io poi personalmente da lui ho anche molto imparato, e questo è sempre importante. Direi che come saluti posso chiudere qui e ringraziare dell'invito, ovviamente ringraziare tutti gli ospiti qui presenti, la cui presenza attesta una stima che ovviamente io condivido personalmente, ma che devo dire anche la Sapienza condivide personalmente nei confronti di Tonino Paris. Grazie. Allora, buonasera, io sono Ricci, sono il direttore di questo dipartimento, quindi prima di tutto voglio ringraziare a nome del dipartimento tutti gli intervenuti a questa iniziativa, che considero un momento particolarmente significativo per la vita della nostra comunità scientifica, che oggi è coinvolta in un processo di valorizzazione che persegue quindi un rafforzamento, un consolidamento del suo patrimonio di competenze scientifiche, disciplinare di strutture come parte di un insieme, quindi di un sistema complesso. Un processo quindi che pone inevitabilmente l'esigenza da una parte di una stratificazione e dall'altra di una contestualizzazione, cose proprie della valorizzazione, quindi tra passato e futuro, tra conservazione e innovazione, nella profonda comprensione delle regole che attengono allo status quo e insieme alla storia, dalle quali poi partire
e con le quali relazionarsi per proporre quanto di innovativo si rende necessario. Questo processo che afferma quindi la necessità anche di riscoprire un'identità comune e plurale tra le diverse anime di questo dipartimento, tra le differenti sensibilità dei modi di vita e di lavoro che le persone vogliono condividere, recuperando, questo è un elemento che poi verrà sottolineato più volte nel parlare appunto di questo libro di Tonino, quindi recuperando quale utile elemento trasversale e collante per la costruzione di una vera interdisciplinarità la dimensione sperimentale delle discipline del progetto presenti nel dipartimento e quindi come in esse più in generale la cultura del progetto che ha storicamente caratterizzato la scuola romana. Questo quindi è il contesto culturale in cui vorrei collocare la presentazione del libro di Tonino, che di questa comunità ha fatto e continuerà a far parte, e che questa comunità in realtà in vicenda ha contribuito con forza e volontà a formare e a caratterizzare. Il libro muove proprio dalla esigenza quindi di una rilettura critica, che come dice lo stesso Tonino, fa riferimento a 15 anni della rivista DID, che non può che essere però a mio parere contestualmente che anche una riflessione sul più ampio percorso oramai ultratrentennale di esploratore di contenuti delle scienze del design, come Tonino si definisce, mediata quindi attraverso la rilettura di un esercizio teorico sperimentale che ha caratterizzato una parte sicuramente significativa di questo più ampio percorso trentennale. Infatti, come già appunto ha avuto modo di dire il nostro protettore vicario, la rivista DID è appunto una rivista che Tonino ha fondato nel 2002 e che ha diretto fino al 2016 e che ha rappresentato e rappresenta quindi un riferimento internazionale per il confronto, per l'analisi, l'approfondimento sulle ricerche e sulle sperimentazioni le più avanzate nell'area del design, promuovendo quindi questa cultura del design come fattore di innovazione. E al tempo stesso, quindi qui ritorna questa tematica, la cultura del progetto come strumento per conoscere, per comprendere e per rappresentare la contemporaneità. Quindi come troviamo scritto anche nella nota introduttiva di Tonino nel libro, la rivista con i suoi primi 60 numeri ha coinvolto oltre 400 tra ricercatori, studiosi, professori che sono emergenti ovviamente nella scena internazionale italiana del design per indagare con circa 800 saggi la fenomenologia del design e la rete dei suoi protagonisti. Ogni numero è stato appunto un numero monografico, su questo Tonino torna proprio nella parte centrale del libro, diciamo rileggendolo criticamente, e diciamo i temi specifici monografici hanno riguardato diversi argomenti: i temi dell'innovazione dei processi di produzione industriale, il progresso delle pratiche del progetto, lo studio dell'evoluzione dei linguaggi delle arti applicate, i condizionamenti tecnologici, scientifici, sociali, economici nella costruzione ovviamente dell'ambiente artificiale e l'evoluzione degli esiti della ricerca e della sperimentazione progettuale teorica per lo sviluppo degli artefatti materiali e immateriali. Quindi una rivista che, come Tonino dice, è stata da lui usata come uno strumento operativo per una ricerca sul campo in grado di scoprire e raccontare il design come spazio dell'uomo nel senso di estensione dell'uomo. Questa rivista oggi è stata appunto da Tonino lasciata, sostanzialmente donata, io direi, alla società scientifica a cui lui appartiene, la società scientifica del design, quindi anche con un atto, a mio parere, che va nella direzione di confermare questa grande tensione di Tonino non solo verso l'innovazione, ma verso, cioè, il fare innovazione facendo scuole, quindi allargando e rendendo la voce della sperimentazione e della ricerca non una voce solitaria, ma una voce sempre corale. Quindi nel libro Tonino articola sostanzialmente tre parti: una prima che costituisce una sorta di cornice, diciamo, critica, quindi sostanziata da un saggio introduttivo che si chiama Progettare un artefatto argomenti, che sostanzialmente è appunto la linea rossa della riflessione, che poi trova nella parte centrale, questa testi e contesti, la parte appunto della rilettura critica, che è una sorta di antologia nella quale appunto sono state individuate nuove categorie per aggregare e ripensare questi 15 anni di editoriali, quindi di lavoro e quindi di lettura di questa realtà del design. E
La cosa che mi interessa molto, che penso sia importante sottolineare, è che in questa seconda parte Tonino dice ci sono appunto tutti quegli elementi che hanno caratterizzato il mio interesse nel passato, ma anche tutti quelli che io voglio continuare a sperimentare e ad affrontare, quindi aprendo un grandissimo e importante varco verso il futuro. E la terza parte è un compendio, quindi una sorta di selezione speculativa, lui stesso la definisce, che dove appunto il percorso si fa veramente a più voci e che quindi utilizza contributi e saggi di studiosi, di professori che con Tonino hanno condiviso la passione per la cultura del progetto, sempre attraverso un percorso dialettico, io direi più che dialettico sicuramente, conoscendo Tonino, e che testimonia quindi la sua volontà continua, secondo me questo elemento trasversale che ha fortemente caratterizzato il suo percorso, di fare scuola. Questo libro non può, a mio parere, altro che significare anche che essere anche un osservare un percorso di vita, no? Che ha fortemente intrecciato senza dubbio aspetti professionali, accademici, istituzionali con quelli personali. È un osservare che se da una parte prova a praticare la serenità dello sguardo un po' più distante rispetto al tempo, mantiene pur sempre lo sguardo appassionato e io direi proprio indomitamente creativo di chi sempre è proiettato in avanti e che ritiene che l'ultimazione di una fase sia appunto in realtà l'apertura per la continuazione di un percorso e quindi la perché è tipico poi della ricerca, dello sperimentare continuo, della ricerca di nuovi orizzonti, come lui dice appunto, come ho già detto nella seconda parte, cioè nuovi campi di interesse futuri. Quindi un osservare quello di Tonino, questa sua storia ultra trentennale attraverso 15 anni di sperimentazione che però non vuole essere assolutamente un bilancio, come lui dice, ma un resoconto, che quindi appunto non sta lì a guardare tanto solo su che cosa è passato, ma da questo trae spunto per il futuro. E allora anch'io molto brevemente, anche approfittando del fatto che anche il nostro correttore ha evidenziato alcuni punti del percorso di Tonino, provo a fare un brevissimo excursus su questo percorso che, come ho già accennato, è caratterizzato da una continua tensione nel proporre e nell'innovare e enucleerò solo alcuni elementi. Un percorso è un nome, quello di Tonino, fortemente ovviamente connotato dal riconoscimento della funzione strategica del design e più in generale quindi della progettazione industriale quale ambito creativo e operativo finalizzato a produrre artefatti per il miglioramento della qualità della vita dell'uomo, quindi l'utilità sociale molto importante per le discipline del progetto e del suo rapporto con l'ambiente. Questo ovviamente lo vediamo appunto nella sua ricerca, nella sua esperienza, nella sua attività di ricerca scientifica e sperimentale, nell'attività formativa, anche ovviamente nella produzione editoriale, in particolare di sicuramente una delle esperienze più caratterizzanti e anche ovviamente nei diversi incarichi istituzionali. Tonino, oltre a essere appunto professore ordinario di disegno industriale della nostra Università della Sapienza, è anche professore emerito presso la School of Design della East Normal University di Shanghai e nella sua attività di ricerca scientifica e formativa lui ha appunto, come ho già detto, declinato moltissimo questa diciamo tensione a fare scuola e quindi questo lo ha fatto attraverso la fondazione di molte strutture, cioè l'istituzione fondando, istituendo diverse strutture per la ricerca e per la didattica. Infatti diciamo anche Renato Masiani ha parlato di corsi di laurea, la triennale e magistrale in design che nascono appunto nel 94 come diplomi universitari e che poi sono stati trasformati nel 2000 come veri e propri corsi di laurea, ma c'è anche una scuola di specializzazione in design di cui lui è direttore dal 99 al 2002 e poi ovviamente il dottorato, che attualmente è il dottorato di questo dipartimento in pianificazione, design e tecnologia dell'architettura, che lui ha fortemente voluto e che è stato istituito nel 2013 e di cui lui è stato coordinatore nel 2015 e ancora un master internazionale in product design che è stato istituito nel 2010 e di cui lui è stato direttore fino al 2013. Ovviamente la sua diciamo, attività formativa, il suo forte contributo all'attività formativa non si risolve solamente all'interno, che già sarebbe moltissimo, della Sapienza, ma
ha insegnato nella facoltà di design del Politecnico di Milano, nella facoltà di architettura del Politecnico di Bari, dell'Università di Camerino, dell'Università Mediterranea di Reggio, nella facoltà di architettura e design di Buenos Aires, in quella appunto di Mondane di Maputo, in Mozambico, e ovviamente nella School of Design della East Normal University di Shanghai, di cui abbiamo detto essere anche appunto professore emerito. Sotto il profilo della ricerca più propriamente sperimentale, voglio ricordare l'istituzione da parte sua del laboratorio Sapienza Design Factory nel 96, che è ancora oggi appunto un laboratorio importante dell'attività di questo dipartimento e di cui Tonino è stato responsabile fino al 2012. Questo laboratorio, su cui non posso soffermarmi per brevità, ma è un incubatore che ovviamente è aperto ai giovani, quindi alla loro voglia di esprimere un talento, è anche un magazzino di idee, di progetti, di prototipi ed è una soprattutto struttura di ricerca e di sperimentazione di riferimento nazionale. Inoltre Tonino è stato responsabile di numerose ricerche scientifiche, MIUR, ma dice su nuovi progetti sostenibili per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, quindi dove si accerca moltissimo questo rapporto, diciamo, tra dimensione sperimentale della disciplina, aspetti teorici della ricerca e mondo della produzione e contesti territoriali. Nelle attività editoriali, oltre 150 pubblicazioni prodotte, abbiamo già ricordato la rivista DID, voglio aggiungere ancora la collana Comunicare il design italiano, innovazione per la cultura, di cui è art director e di cui ha curato il primo volume, Il design italiano, antologia dal 2000 al 2011, i quaderni del Dipartimento di Sapienza, di questo Dipartimento, Planning, Design and Technology, che ha fondato nel 2013 e diretto fino al 2015, fino ovviamente alla sua permanenza in questo Dipartimento come direttore, e poi Roma Design Più, di cui è responsabile scientifico e art director dal 2002 al 2010, attraverso il quale ha promosso la diffusione della cultura del design con un calendario di mostre, convegni, seminari e workshop. Ma diciamo, questo percorso ha anche avuto ovviamente la possibilità di esprimere questa attenzione verso l'innovazione anche in tutti gli incarichi istituzionali che ha ricoperto, in un modo sicuramente istituzionale, ma anche, come proprio di Tonino, in un modo sempre creativo. E quindi è stato direttore del Dipartimento Itaca della Sapienza dal 94 al 2004, direttore di questo dipartimento dal 2011 al 2015 e poi direttore e fondatore del Centro Interdipartimentale Sapienza Design Research dal 2010 al 2015, di cui oggi è direttore la collega Catarci. In diciamo, coerenza con quella che è anche una tradizione della scuola romana di intrecciare fortemente, diciamo, la dimensione della ricerca con quella della sperimentazione e delle relazioni territoriali, Tonino ha lavorato, ha dato un apporto anche, diciamo, verso altre realtà, altri enti, è stato membro del comitato del CNR dal 98 al 92 per le scienze dell'ingegneria e dell'architettura, nel membro appunto del CUN, come ha già ricordato Renato Masiani, dall'88 al 93, è stato membro e coordinatore scientifico del Consiglio Nazionale di Design presso il MIBA. Infine, diciamo, questa attività, diciamo, infaticabile si è anche mossa ovviamente a livello internazionale, anche quando forse l'internazionalizzazione non costituiva un pallino, diciamo, piuttosto codificato, diciamo, come oggi, e quindi per conto del Ministero degli Affari Esteri è stato anche direttore del Master Internazionale in Design Management a Montevideo nel 2003, è stato responsabile scientifico del programma Higher Education of Managers of Mercosur Countries, è un programma appunto di cooperazione tra il mercato, tra la comunità europea e i mercati dell'America meridionale, rispettivamente dal 2007 al 2009, ed è anche stato responsabile dell'organizzazione dell'ordinamento degli studi nella facoltà di architettura e pianificazione dell'Università di Maputo in Mozambico. Quindi una carrellata, devo dire, di alcuni veramente tra gli elementi, tra i passaggi principali di questo percorso di Torino. E quindi io chiuderei a questo punto ringraziando ancora tutti gli intervenuti. Vorrei fare
infine un ringraziamento particolare e dovuto a Tonino per il suo impegno per la scuola e per aver anche voluto sancire e sottolineare questo significativo e importante momento nel nostro dipartimento. E poi un saluto affettuoso e personale da parte mia, nel ricordo e nella testimonianza attiva di aver voluto entrambi, pur nelle differenze di vedute e alcune volte anche di principi che spesso nel passato e anche più recentemente ci hanno visti su fronti distanti, eppure in presenza di strutture caratteriali non esattamente rinunciatarie e non prive di una comune tendenza al contrasto e alla testardaggine, ci hanno visto però trovare e cercare continuamente punti di incontro e di condivisione strategica per il bene di questa istituzione, per il bene della scuola e di questa comunità scientifica che a essa fa riferimento, a cui entrambi siamo particolarmente appassionatamente legati. Vi ringrazio. Sono, diciamo, infiltrata qui perché sono un ingegnere informatico e non un architetto, un designer, però diciamo mi piace rappresentare la natura multidisciplinare di quello che ha fatto Tonino, della ricerca di Tonino. Allora, è stato detto moltissimo dalla direttrice di dipartimento e dal Vittorio Maziani su cosa ha fatto Tonino, cos'era, eccetera, eccetera, e quindi non lo ripeterò, me l'ho preparata la mia paginetta, ma vi risparmio la ripetizione. E invece quello che voglio dire, io sono qui come direttrice del Centro Sapienza Design Research, che è una creatura, una delle tante creature di Tonino, perché è un centro multidisciplinare dove ci sono dipartimenti di ingegneria, sia ingegneria industriale che ingegneria informatica, appunto, dove c'è scienza della rappresentazione, storia, scienza della comunicazione, quindi, e ovviamente design, adesso design è, diciamo, pleonastico dirlo che c'è design è il fulcro. E è stata un'idea, quando io ho conosciuto Tonino, e ormai qualche anno fa, devo dire, e l'ho trovato una persona assolutamente non banale e con una visione, e la visione fra l'altro comprendeva questa idea forte della multidisciplinarietà e del fatto che il design può essere il fulcro, l'evento propulsore per qualunque cosa. Allora, questa è un'idea molto innovativa qualche anno fa, tuttora molto sulla cresta dell'onda, diciamo così, e che si è dimostrata vincente in molti settori. In particolare nella mia esperienza, quindi nell'ingegneria informatica, moltissime delle nuovi progetti, nuove idee partono proprio dalla commissione con il design e comunque sono generate da un modo di pensare molto vicino a quello che si chiama design thinking. Quindi diciamo così che il design ha messo la creatività, il desiderio di innovare, ma anche il desiderio di produrre qualcosa di socialmente calzante e di accettato dagli utenti, apprezzato dagli utenti finali, che non c'era, non c'è stato per molti anni in tante discipline, compresa la mia. Allora, questa cosa a me me la disse Tonino del Design is Everywhere, l'importanza del design thinking parecchi anni fa, e devo dire che più ci penso e più la trovo vera e assolutamente importante per l'innovazione, per lo sviluppo, diciamo così, vorrei dire dell'intero paese, perché l'innovazione è il motore che dovrebbe guidare, no? L'innovazione, la ricerca, ma questa idea di pensare in un certo modo aiuta a progredire, andare avanti. Allora il Centro Sapienza Design Research vorrebbe proprio incarnare quest'anima multidisciplinare di Tonino e cerchiamo di farlo
promuovendo una ricerca multidisciplinare tra appunto i vari dipartimenti, le varie persone, e prenderemo ulteriore spunto da alcune delle cose che ha scritto Tonino nel suo libro, in particolare da alcuni capitoli tipo disegno industriale e design, cose, oggetti e prodotti, utile e inutile, realtà ibride, innovazione per cultura. Tutte queste sono idee e spunti che vanno sempre più nella direzione dell'innovare a tutto tondo, tecnologicamente, culturalmente, socialmente, dal punto di vista organizzativo e quant'altro. Noi come centro siamo contenti, ovviamente insieme al Dipartimento, e abbiamo voluto essere anche noi tra gli ospiti, diciamo, della lecture di Tonino, anche perché vorremmo che questa fosse la prima, quindi cominciamo bene, lecture che offrirà il Centro Sapienza Design Research nel corso dell'anno a rappresentare le varie componenti multidisciplinari. Quindi dopo la lecture di Tonino stiamo pensando alla prossima, da organizzare da qualche tempo, e fatta da un'altra sfaccettatura che potrà essere l'ingegneria industriale, piuttosto che storia informatica, piuttosto che la storia e così via, che di nuovo però si collochi in questo discorso complessivo. Ora, non spero che ci sarà così tanta gente pure alla seconda lecture, dove non ci sarà Tonino che funge da catalizzatore, però diciamo farò finta che ci sia anche tu, che fai qualche una piccola parte dell'intero evento. Però spero fortemente di rivedere molti o alcuni di voi alla seconda edizione, e spero che questo centro riesca negli anni a portare avanti le sue future attività, questa idea di multidisciplinarietà fondata intorno al design e al design thinking, di cui ringrazio sempre Tonino per averla portata avanti con la sua consueta energia. Grazie. Grazie, io prima di dare la parola a Tonino per la sua lecture vorrei dirvi che subito dopo c'è un piccolo brindisi nella stanza accanto, dobbiamo andare via subito, di non scappare, per un brindisi. Tonino ha organizzato questa cosa proprio per tutti gli amici e tutte le persone che sono qui stasera con me. E quindi do la parola a Tonino. Allora, io innanzitutto devo ovviamente ringraziare i presenti, perché non pensavo di essere così buono, quindi questa cosa è un po' forte. Comunque, fra i tanti presenti, io però due presenze le devo segnare. Una, il rettore Franti, ex rettore Franti, diciamo così, che mi ha accompagnato fino a un certo punto. Non ricordo ancora le parole che disse quando mi comunicò che l'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione della Facoltà di Design bisognava buttare nel cestino, perché io non ti metto su un treno che ti manda a sbattere il nostro muro, perché stavo uscendo la legge Gelmini che chiudeva le facoltà. Poi però, per contraddizione, come è normale che accade nel nostro paese, le facoltà della Sapienza sono rimaste di per legge, e forse una in più non faceva male. Ma devo ringraziare la presenza di un altro lettore, che è Massimo Giovannini, ex lettore ovviamente, che è Massimo Giovannini, perché è stato il lettore della facoltà in cui siamo cresciuti come giovani docenti insieme. Allora si chiamava USA,
poi è diventata soltanto mediterranea, e lui è fatto direttore per un periodo. Io non ho potuto vivere quell'esperienza, perché lui diventava lettore, io sono un lettore. E ovviamente molte altre personalità, però se io le nomino tutte, cioè, il mio preside di ingegneri, e tuttavia, insomma, oggi non lo è più, però è stato il mio riferimento proprio in questa ricerca dei rapporti multidisciplinari. Ciò detto, io, siccome come tanti di voi, con la macchina parcheggiata qui e qui, io vi ho dato un documento che illustrerò, però ho fatto dei tagli, via via, andavamo avanti, facevo dei tagli. Comunque ve lo portate dietro, quindi l'integrità, diciamo, di questo ragionamento è comunque il documento rappresentato. Allora, è da tempo che tra le mie principali inquietudini vi è quella di non tradire il compito assegnato all'etica dell'insegnamento, soprattutto quando discuto sui temi di progetto, tanto più in questi anni nei quali il mio rapporto con la scuola in tutte le sue forme si è reso arduo, spesso faticoso. Le ragioni, quelle più personali, sopravvivono nella fragile e fatale combinazione retorica che vede la figura del maestro e molti degli allievi insieme a condividere un sapere del compito. È utile una parola impegnativa, soprattutto esaminando la complessità dell'incarico che abbiamo nel dover formare attraverso modelli teorici e attività pratiche coloro che vogliono progettare il mondo artificiale, a partire da un artefatto o un manufatto. Da qui in poi ho tratto lo spunto per comporre una sorta di itinerario critico. È un cenno al libro, un soggettivo repertorio a partire dal fatto che non esaurisce nessun tema affrontato e segue invece un metodo personale incompiuto, un metodo dell'incompiuto. Io ricordo nella mia esperienza di giovane assistente di Corroni fece un libro insieme ad altri, Barbo e D'Amato, a Terranova, e quando gli portai questo libro, dopo un paio di giorni mi telefonò e disse: si tratta di un libro de scena, che io non capivo, però capivo, era un libro da comodino. Nel senso che il libro era strutturato in modo tale che non necessariamente dovevi seguire tutto il racconto, ma pezzi, diciamo, di questo articolato racconto avevano la loro autonomia. Ecco, il libro questa caratteristica ce l'ha, perché se si può proiettare l'indice, perché si vede quali tanti temi sono accennati, diciamo, e sono tutti argomenti strettamente connessi con problemi di carattere teorico e pratico, di pratica operativa con i processi. E ciascuno di quei temi può diventare esso stesso oggetto di un approfondimento da parte di un professore, da parte di un allievo, lo sarà sicuramente anche da parte di. Quindi questo metodo incompiuto, l'unico probabilmente che può dare equilibrio a certe necessità narrative dettate dai miei variabili interessi a confronto con alcune inossidabili convinzioni. Se quello che racconto può apparire frammentato, lo è stato per mia scelta, appunto, come dicevo. È diverso invece per quanto riguarda i contenuti degli obiettivi. I contenuti sono tutti raccolti nella soggettiva interpretazione del progetto come strumento di conoscenza e di rappresentazione di una visione del mondo. E invece per gli obiettivi ho voluto fornire uno, due, tre, tanti altri temi di riflessione, e sono argomenti che ci orientano fra le tante questioni che oggi è necessario conoscere e comprendere per saper fare il mestiere. Alla ricerca sempre di buone letture per facilitare i miei compiti di docente, mi sono imbattuto in un saggio del 1917 di Floreschi, Pavel Floreschi, filosofo e matematico russo, il cui saggio aveva come titolo La lezione. Egli dice: non sarebbe fuori luogo definire la lezione ideale una sorta di colloquio, di conversazione tra persone spiritualmente prossime. La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una gita,
sia pure con un punto finale ben preciso, o meglio, su un cammino che ha una direzione generale ben precisa, senza avere l'unica esigenza dichiarata di arrivare lì e di farlo per una strada precisa. Per chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare. A volte si guarda indietro, ammirando il paesaggio, oppure, capita anche questo, si ritorna sui propri passi ricordando di non aver osservato per bene qualcosa di istruttivo. Per quanto ridondante, comunque quanto sostiene Floreschi per me è un passaggio che stabilisce da parte mia una piena condivisione e soprattutto adesione morale. Sono di fatto i principi fondamentali dell'insegnamento, che sono inevitabilmente dettati da un approccio in qualche misura schizofrenico. No? Nel libro ciò che si racconta è organizzato seguendo questo percorso di andate, ritorni, riflessioni e via. E sostanzialmente per quanto riguarda questo specifico contributo, io assumo alcuni temi, il contesto, le nozioni di tipo e modello, progetto tra regola d'arte e invenzione, i materiali, la loro sincerità e ambiguità, i nuovi equilibri per il design del prossimo anno. Io via via vi andrò, magari qualcuno di questi punti lo salterò per stare lì. Però il contesto. La conoscenza, ma soprattutto la comprensione del contesto nel quale si esprime l'azione progettuale, è il primo e necessario passaggio per accedere alla complessità che richiede l'ideazione di una nuova opera, grande o piccola che sia. Tuttavia il contesto per un progettista non va immediatamente e superficialmente spesso scambiato con quello di natura ambientale a cui siamo convenzionalmente abituati. Quello c'è sempre. Il contesto a cui mi voglio riferire è un luogo retorico, insidioso ma fondativo, il territorio culturale del progetto. E se penso a quello attuale non riesco a non considerare la sua scivolosità. Apparentemente libero dai ingombri, è pieno però di inganni. Un'area ambigua perché sfuggente è la sua natura. Mi riferisco al postmoderno. La cultura del provvisorio, invasiva e interstiziale, che caratterizza la nostra contemporanea. Umberto Eco ne ha tratteggiato il ruolo e gli effetti in modo efficace. Questo piccolo brano tratto da Eco che leggo, pensate, lui l'ha scritto tanti anni fa. Oggi ho proposto l'ultimo libro che ho fatto, 15, e non ne ha cambiato una virgola. Il postmoderno segnala, dicevo, la crisi delle grandi narrazioni, che ritenevano di poter sovrapporre a un mondo un modello d'ordine. Si è invece dedicato ad una rivisitazione del passato e in vari modi si è intersecato con le pulsioni nichiliste. Il postmoderno ha rappresentato una sorta di traghetto dalla modernità a un presente ancora senza nome, un presente in cui scompare un'entità che garantiva ai singoli la possibilità di risolvere in modo omogeneo i vari problemi del nostro tempo. Da qui in poi si sono profilate le crisi delle ideologie e in generale la crisi di ogni appello a una comunità di valori che permetteva al singolo di sentirsi parte di qualcosa che ne interpretava i bisogni. Con la crisi del concetto di comunità emerge un individualismo sfrenato, dove nessuno è più compagno di strada di ciascuno, ma antagonista da cui guardarsi. Questo soggettivismo ha minato le basi della modernità e l'ha resa fragile. Tutto si dissolve in una sorta di liquidità. Peraltro, l'autore di questo termine è morto. E l'unica soluzione per un individuo senza punti di riferimento sono l'apparire a tutti i costi, l'apparire come valore, in una sorta di bulimia senza scopo se non quello di rottamare il vecchio per partecipare a questa legge. E che cosa si potrà sostituire a questa liquefazione? Si interroga Eco. Non lo sappiamo ancora e questo interregno durerà abbastanza a lungo. Il guaio è che la politica e in gran parte l'intelligenza non hanno ancora compresa la portata del fenomeno. Si tratta di una lettura
della contemporaneità, che per non restare una vox flamantis in deserto, deve, a mio avviso, produrre in ciascuno di noi una nuova e appassionata energia propulsiva, soprattutto per il ruolo che svolgiamo. Sollecitarci la rinascita dell'attenzione per i contenuti delle cose che progettiamo, piuttosto che per l'effimera dimensione del loro apparire. Nell'esercizio del progetto l'uomo deve tornare al centro dei nostri obiettivi. Sarà d'accordo di Battista che c'è sottotitolo proprio in questa direzione di Lopez. Al progetto dell'artificiale si deve restituire la semplice e inalienabile capacità di interpretare i bisogni dell'uomo per trasformarli in prodotti destinati a migliorare la vita e le sue relazioni sociali. Tuttavia, come dire, il tempo è fluido e allora io faccio riferimento a recenti e speciali condizioni di spazio critico nel quale intravedere un sostegno quasi filosofico a queste mie aspirazioni alla funzione del progetto, e queste cose le ho tratte, diciamo, negli ultimi anni, ravvisate in due suggestivi eventi: la 14ª Biennale Internazionale dell'Architettura di Venezia curata da Ron Collins e la mostra Neoprestoria 100 Verdi del 2016 curata da Cagnara insieme a Franzi in occasione della 21ª Biennale Roma. Nella mostra Neoprestoria curata da Franzi e Cagnara, 100 Verdi esprimono altrettante azioni umane. Sono le invarianti a cui, dallo spazio evolutivo, l'uomo ha fatto corrispondere precisi strumenti. Ci si muove pertanto fra invenzioni e oggetti che hanno segnato lo sviluppo della vita umana. I verbi utilizzati raccontano le pratiche del misurare, del navigare, dello scrivere, del cuocere, del suonare, dell'uccidere. Altri, viceversa, esprimono sentimenti, astrazioni immateriali, ma pur sempre espressioni delle invarianti che nella storia dell'uomo si sono formalizzate in oggetto. Ed ecco allora termini come amare, affascinare, immaginare, inventare, pensare. Ogni attività declinata dai verbi è pertanto resa possibile dall'invenzione di nuovi oggetti, pezzi di ritaglio, li chiama Branzi, sempre più evoluti nelle prestazioni, nella forma e nelle tecnologie. Questi pezzi di ricambio sono, per Cagnara invece, sono la materializzazione dei desideri dell'uomo, poiché, dice, l'umanità ha sviluppato le proprie abilità mediante gli utensili e contemporaneamente mediante gli utensili ha accresciuto i suoi desideri. Per cui la storia dei desideri dell'uomo si può intendere come storia degli utensili. E ora che siamo nel XXI secolo e stiamo procedendo del tutto verso l'era dell'intelligenza artificiale, è assai importante, credo, riflettere su quale evoluzione avrà l'umanità, in quale situazione si verrà a trovare e di quali verbi e utensili avrà bisogno, cercando i riflessi della saggezza e degli errori che vengono dal passato. Quella di Branzi e Ara è una lezione che approfondisce, esplora e mostra tutta l'abilità progettuale dell'uomo fabbro e la sapienza con la quale egli ha migliorato i suoi oggetti di uso, ma ci porta anche a riflettere sulla necessità di interpretare le azioni dell'uomo anche nel più piccolo oggetto, attribuendo anche al più piccolo oggetto una specifica visione la propria visione del mondo. Cambiano i materiali, le possibilità tecnico-scientifiche, ma non l'abilità e l'ingegno di inventare strumenti capaci di soddisfare desideri e bisogni sempre nuovi inattesi, bisogni ai quali gli uomini del progetto si devono avvicinare con l'umiltà necessaria al fine di configurare soluzioni reali e non l'esito di una serpeggiante autoreferenzialità formale, come diremmo oggi, da archistato, che il riferimento di archistato ovviamente è riferito sia al mondo dell'architettura sia al mondo del design, per non andare a toccare altri mondi nei quali comunque, diciamo, questo fenomeno postmoderno ha prodotto altrettanti archistati. Anche Ron Collins nella Biennale, i fondamentali,
prende nettamente le distanze dalla figura dell'architetto e dell'estensione dell'archistare e torna a rivolgere l'attenzione ad un'architettura riscoperta a partire dai fondamenti della comunità. Fondamenti che egli restituisce in chiave allestitiva, creando una specie di museo della storia dell'architettura e dei trattati, in cui si formalizzano teorie e pratiche costruttive. Con gli elementi dell'architettura, Collas esplora le genealogie e le mutazioni delle singole componenti costruttive dell'architettura. Scava fino alle fondamenta del passato per indagare il presente e proiettarsi con chiarezza nel futuro. Con questa sorta di rilettura dell'alfabeto dell'architettura, egli sembra sostenere un messaggio di speranza nell'affermare implicitamente che la cultura del moderno non si è del tutto svuotata di identità e appiattita sotto le spinte della globalizzazione. Ci sollecita infatti a far sì che l'architettura e il design riguadagni interesse verso il soggetto a cui sono destinate eticamente, e cioè l'uomo. Un esercizio che si conclude naturalmente nell'attraversare tipi, modelli, tipologie consolidate, per poi sperimentare partendo dalla necessità di offrire all'uomo nuovo i medi modelli con le nuove tecnologie quanto necessario. C'è ovviamente un pezzo a seguire che fa proprio riferimento a tipo e modello e soprattutto, come dire, trasferisce con qualche passaggio un po' ardito le nozioni di tipo e modello anche in un mondo come quello di Sale, dove il consolidato proprio non esiste, sono consolidate le azioni mangiate, ma il prodotto non si traduce mai in tipo di riferimento. Se lo salto, ve lo leggete, perché così facciamo. Il progetto trae l'arte e invenzione invece non viene risaltato. Un fondamento della progettazione è la continua verifica di congruità di un'idea con la sua fattibilità. Come vedete sono argomenti apparentemente diversi, ma c'è un filo di un'idea. Un fondamento della progettazione è la continua verifica di congruità di un'idea con la sua fattibilità. La continua verifica del rapporto, secondo la definizione tanti anni fa, scrisse questa cosa, di Vittorio Gregotti, fra pensiero teorico, emozionale e pensiero pratico. Ma il progetto è nel contempo strumento di conoscenza e, anche quando si occupa dell'oggetto più piccolo, tende, come dicevo prima, appunto, a rappresentare attraverso l'opera una specifica visione del mondo. Tanto più che quando dobbiamo costruire un edificio, fabbricare un oggetto, ci confrontiamo sempre con il tema della progettazione. Il tema ci racconta un municipio, una scuola, un museo, oggetti che usano l'uomo, la donna, il bambino. Ci misuriamo di volta in volta con l'uomo, il termine teorico, destinati ad accogliere, organizzare, ma anche e soprattutto rappresentare le istituzioni, verso il filo, le istituzioni che la comunità civile si è data, o il senso di appartenenza dell'artefatto, uomo, donna, appunto a mondo. E allora è ovvio che dobbiamo dare un'interpretazione. E la nostra interpretazione non può che nascere dal filtro del pensiero teorico, lo chiamerei. Sul terreno poetico, dico io, su quel nucleo emozionale, mi piace tanto, dentro il quale il progetto cresce e si sviluppa attraverso l'apporto del controllo dai materiali costitutivi dell'architettura delle cose, delle esperienze e delle conoscenze. Ecco allora che il rapporto tra nucleo emozionale e pensiero teorico. Perché li associo? Io li associo perché io immagino che noi abbiamo un magazzino in cui si accumulano tutte le nostre memorie. C'è chi ce l'ha di più, c'è chi ce l'ha di meno, dipende dalle letture, dai rapporti sociali, dipende dalla propria cultura in generale. Stanno lì depositati, ma c'è sempre un momento in cui riaffiorano e questo momento scatta sulla base di quello che mi piace chiamare un nucleo emozionale, che però razionalizza immediatamente, quindi è proprio pensiero. Perché si dice studia, raccogli informazioni, vai a vedere un museo. Perché le metti nel tuo magazzino di memoria, potrebbero anche non riaffiorare più, ma certamente se riaffiorano, riaffiorano perché ci stanno, quelle che non ci stanno non riaffioreranno mai.
Ecco allora che il rapporto fra il nucleo emozionale, pensiero teorico e pensiero pratico, no scusate, ma il pensiero teorico quindi come filtro del nucleo emozionale non prende corpo se non in presenza del pensiero pratico, senza il quale il progetto non si sostanzia in organismo architettonico o in artefatto finiti nello spazio e nel tempo. Ecco allora che il rapporto tra nucleo emozionale, barra pensiero teorico e pensiero pratico è fondamentale, determinante, diventa il sistema da tenere costantemente in equilibrio. Nucleo emozionale, pensiero teorico, associati scaturiscono la nostra cultura, dall'insieme delle nostre conoscenze, dal magazzino della nostra memoria. Il pensiero pratico, viceversa, è frutto di tirocini, di pratica, di verifica e aggiornamento continuo delle conoscenze tecniche attraverso gli apparati strumentali che accompagnano quotidianamente il nostro lavoro. Ma con il progetto si fissa una volta per tutte il principio della forma e dei contenuti di prestazione del progetto. Il progetto tuttavia è sotto la costante sorveglianza della tecnica, in quanto capace di rendere tangibili e concreti tracciati la forma della figura architettonica, come pure l'estetica delle cose e degli oggetti che si propongono. Senza l'azione del progetto del pensiero pratico, per così dire la cosiddetta art, si diceva una volta, la conoscenza è la regola d'arte, con l'arte il progetto diviene labile, proietta un'immagine sulla quale la sostanza materiale da ordinare è priva di consistenza e rischia di venire evanescente lo stesso oggetto di creazione del progetto. Ma prima del progetto c'è il programma. Fra programma e progetto c'è uno spazio intermedio che è l'interpretazione del tema e la sua proiezione su una specifica visione. Allora io qui porto due esempi. Uno è un esempio che mi sta particolarmente a cuore, qualcuno di voi l'ho detto già qualche volta. Capitò tanti anni fa che venne a Roma Luis Kahn, che doveva fare una conferenza nella facoltà d'architettura, e tuttavia la facoltà d'architettura in quei giorni era occupata. Incontrò Luis Kahn al, non so quale bar, al Caffè de Paris, un nostro collega di cui non ricordo neanche il nome, bravo, e disse: caro maestro, perché non viene a fare una conferenza a Sicilia? E mise intorno a questo tavolo un po' di persone. Arrivò questo primo atto così, aveva avuto una pentola d'acqua bollente in faccia della ragazzina, quindi potete pensare che era con un canto nuovo altissimo. E lui raccontò una cosa molto semplice. Lui aveva dato un anno come tema del corso la scuola, aveva l'ufficio suo, piani superiori dove stavano le aule, e ci raccontò che scendeva con l'ascensore, arrivato in prossimità dell'aula tornava su e dice: non sapevo che dire, una cosa. Una volta, due volte, tre volte, finalmente questo omone alto che gli stava accanto e che era presente, disse: maestro, ma la scuola non è altro che l'incontro di un bambino e di un adulto sotto un albero. Aveva una chiave. Allora, è questo, è il nucleo emozionale, è questo passaggio, diciamo, dalla definizione del tema ad una visione. La visione degli allievi di quell'anno, tutti hanno fatto scuole diverse, ma tutti si sono misurati, diciamo, nella progettazione con l'intenzione di fare l'unica scuola al mondo che fosse, diciamo, la scuola che rappresentava questa metafora dell'incontro dell'esperienza, della conoscenza con la sede di apprendimento nel rapporto con l'altro. E questo è fondamentale. E secondo me tanti non lo capiscono. Detto questo, un altro esempio che voglio portare, che è altrettanto interessante, anche se no, io quando dopo quell'incontro, la mia vita si svoltò, perché mi ricordo che studiavo dei libri, andavo a cercare di capire dalle Corbusier, questo passaggio dedicato al foglio di carta bianca. È chiaro che c'è il tipo, la conoscenza della tipologia che ti serve, è uno strumento assolutamente utile perché controlli immediatamente le dimensioni, cioè beh, devo fare una scuola, beh, ci sarà ancora loro, se no, ci sono il sistema organizzato in titoli. È uno strumento di riferimento. E poi? Oh. Allora io ho cercato, diciamo, anche nell'oggetto.
di trovare questa. E mi è venuto in mente, io ogni volta che passo per il Lungotevere ci sta Palazzo Falconieri, che c'ha sulla terrazza dei Gianni. Questi Gianni, a differenza del Giano che ha un volto simmetrico all'altro, c'ha la davanti un bambino e la davanti un adulto. Per me è facile immaginare che uno era rivolto all'aurora, al sorgensore, e l'altro è rivolto al corpo. Io mi sono convinto che la metafora che stava dietro a questa espressione, diciamo, d'arte, in un certo senso, fosse questa. Poi un giorno mi capita, dico, fammi un po' verificare. Però la busso, col cavo questa cosa, no? Ma a me non interessava più, perché è evidente che quella metafora non era quella giusta, ma sicuramente ce n'era un'altra, tant'è che poi, anche in un'altra circostanza, adesso non ricordo, via della Merceda, come si chiama la chiesa dei Borromini? Andrea della Padre. Ci sta una serie di Gianni, anche lì bambino e adulto, e siccome il giro intorno è evidente che non può essere in riferimento ai punti cardinali. Però sono, diciamo, segni che ti fanno comprendere che questo tu lo devi interpretare, soprattutto quando è un'istituzione, il tribunale. Poi per la casa, detto questo, quindi l'interpretazione interna è la visione della scuola di incontro sociale. Un passaggio di stato che inizia un attimo prima della progettazione, ma forse già all'interno della progettazione, certo che rappresenta il momento fondante. È il momento in cui il progettista, a partire dall'ambizione di governare le relazioni tra l'irrazionale del progetto e il razionale delle tecniche, è solo nel suo foglio bianco, con la lista degli ingredienti di cui dispone, con il suo materiale di memoria, con le proprie conoscenze della storia, di materiali naturali artificiali, di tecnologie e bla bla bla, delle contraddizioni reali, ma con la certezza dettata da alcune invarianti. Tempo, progetto, formalizzato un'idea generata dal pensiero teorico uso emozionale, il suo pensiero pratico, il luogo e l'uomo più visto. Il combinato conflitto fra forme, istituzioni, uomini, materiali, sistemi di costruzione, un conflitto che trova la sua risoluzione nel graduale processo di conoscenza per la costruzione logica, sempre uguale a se stessa. Ripeto, un nucleo emozionale che sfugge all'analisi, ma si lega al tema e al luogo e crescerà nel crescere la conoscenza del tema del luogo. A questo primo dato emozionale si associa una specifica soluzione tipologica. Questa viene scomposta, analizzata nei suoi caratteri funzionali, costruttivi, figurativi e infine ricomposta. È la fase nella quale è ben atteso la mia esperienza e una approfondita conoscenza delle regole dell'arte del costruire. Un procedimento che tende a restituire la giusta tensione alla pratica progettuale, uno spazio di esplorazione che si apre restituendo significati agli artefatti, all'architettura, alla figura del tecnico in questa dimensione. Opera con un procedimento combinato che vede il controllo del pensiero teorico sul proporzionamento e del pensiero pratico sul modo di lavorare la materia per arrivare alla formazione della figura architettonica come atto di equilibrio e di sistema. Adesso passo a quest'altro capitoletto, parlando sincerità e utilità del materiale, che però a un certo punto taglierò. Allora, negli ultimi 60 anni l'edificio si è progressivamente dematerializzato e nel contempo ha arricchito le prestazioni funzionali attraverso la meccanizzazione, l'elettrificazione, l'informatizzazione, innovazioni che hanno avuto l'effetto di separare il guscio della costruzione dalla sua struttura portante, creando una sorta di pelle intorno allo scheletro edilizio. Innovazioni che hanno progressivamente trasformato l'unitarietà e l'omogeneità dell'organismo architettonico nell'articolazione dell'edificio in sistemi e componenti, da quello di fondazione a quello degli impianti, dal telaio strutturale all'impianto. Quello che è accaduto negli edifici è accaduto anche negli oggetti tecnici, più evoluti tecnologicamente, ancora in maniera più evidente per certi versi. Sempre più leggeri, sempre più performanti, e peso e prestazioni sono sempre più fattori inversamente proporzionali. Più sono le prestazioni, meno il peso. Basta pensare agli iPhone o al MacBook, definito dalla pubblicità del tempo, più leggero è la luce. L'Apple spiega: con MacBook abbiamo voluto fare l'impossibile, ovvero racchiudere
un computer optional nel portatile medio, più sottile e compatto di sempre. Per farlo abbiamo reinventato ogni componente, rendendolo più piccolo, più leggero e persino migliore. Il risultato non è solo un nuovo Nokia, è il futuro del Nokia. Ovviamente questa è una slogan pubblicitaria, ma rappresenta in pieno tutto l'impegno a rendere immateriale l'oggetto. Le parole sibilline della Apple richiamano un'altra condizione che riguarda l'uso dei materiali in rapporto al linguaggio che scrivo. Con i processi di dematerializzazione dell'architettura degli oggetti di uso, accanto al tradizionale modo di interpretare il contenuto comunicativo dei materiali, sopravvive un modo più critico e inquietante di osservare i cambiamenti in atto, ma credo efficace. In principio la materia fu plasmata con un divenire naturale, ovvero considerando le risorse autenticamente disponibili affinché si potesse intuitamente generare ciò di cui l'uomo aveva bisogno. Pietra, argilla, legno furono scelti come materie per edificare e costruire oggetti, non solo in quanto risorse naturali disponibili, ma soprattutto per le loro virtù costitutive e costruttive e per le loro doti relative alla statica, alla durabilità, alla lavorabilità e associabilità con altri materiali, anche ricercando condizioni di forma e bellezza con valore assoluto. Ci si concentrava cioè esclusivamente sul materiale cosiddetto naturale perché funzionale oltre che disponibile. Ma il modo di considerare il materiale si è modificato completamente. Da un lato i materiali hanno reagito attraverso le lavorazioni artigianali che li hanno modellati per adattarli continuamente. Dall'altro le tecnologie innovative hanno plasmato i materiali trasformandoli e moltiplicandoli, rendendo per questo sempre più difficile la distinzione fra categorie naturali e artificiali. In questo modo i riferimenti fisici di linguaggio che da sempre ci hanno guidato nel nostro rapporto quotidiano con le cose si sono profondamente modificati, consentendoci di interagire con i materiali attraverso anche altri sensi. Odorano, sono elastici, reagiscono alla memoria di forma. Li tocchi, prendono una forma, non li tocchi e ritrovano una forma. E così che il modificarsi del nostro rapporto con le materie, da un lato ha aperto e sollecitato un'attenzione emozionale senza pari, ampliando le possibilità del progetto, dall'altro ha rotto gli equilibri e punti di riferimento codificati, sia quelli legati all'identità del materiale, sia quelli legati a cosa i materiali sono fatti. In passato però l'imitazione della natura con un modello anche teorico era l'obiettivo da raggiungere, affinché fosse accettato un nuovo materiale, un nuovo prodotto, cosa che oggi non è. Ma ad esempio, quando la plastica mosse i primi passi, fu utilizzata la natura, per investire una pelle semi-naturale. Tutti i prodotti realizzati con materiali fino allora conosciuto che si imponeva per un'assoluta praticità di un altro minor costo, per esempio decori, finte legature di legno, morfologie figurative da leggere, ricalcavano il più possibile l'aspetto dei materiali naturali, ricordare le forme dell'intento, come l'orrende della natura di legno. Quindi negavano in qualche modo, negavano il valore potenziale di poter esprimere una nuova formazione, una nuova estetica, proprio per la condizione non più legata alla natura, ma all'artista. E qui io ho voluto un ragionamento che si chiama il tema che mi piace definire della sincerità e ambiguità dei materiali, che vi lascio leggere perché non facciamo tempo. Invece non vi lascio leggere l'ultimo, cui tengo particolarmente, sul design del prossimo futuro. Nel prossimo futuro non cambierà il modo di progettare, no, come cambierà il modo di progettare? È evidente come nella prassi già da tempo si manifesta una forte discontinuità rispetto al passato nei modi di progettare e di produrre gli artefatti industriali. Badate bene, io sin qui non ho fatto troppe differenze fra il mondo dell'architettura e il mondo del design. Qui sono questa differenza a fare. Questo ragionamento sul prossimo futuro è un ragionamento che per le mie categorie e per le mie conoscenze penso di poter sviluppare in ordine agli oggetti, meno in ordine all'architettura, perché anche i tempi l'utilizzazione e l'innovazione dell'architettura sono lenti. Il trasferimento delle nuove tecnologie dal mondo degli oggetti al mondo dell'architettura è successivo.
però facendo questo ragionamento sugli oggetti è evidente che poi le implicazioni in qualche modo, seppur indirette, ricadranno anche sul modello architettonico. È evidente che nella prassi geotecnica si manifesta una forte discontinuità rispetto al passato nei modi di progettare e produrre gli artefatti industriali. Si tratta di una fenomenologia riconducibile a ciò che, rispetto all'ambito produttivo, definiamo postfordismo e che in ambito culturale si colloca ancora nel postmoderno. Un binomio complesso che conduce attraverso un inevitabile itinerario tecnologico alla civiltà dell'open source, che tanti anche qui presenti non dico là, ma tengono in forte considerazione. Il fenomeno prodotto dalle nuove scienze informatiche, di cui sono testimoni consapevoli le stampanti 3D, oggetti neanche particolarmente complessi, in grado di trasformare in tempo reale un'idea in forma fisica. Un giocattolo da bancarella. Si interrompe in tal modo la classica sequenza attribuita alla conformazione fisica dei prodotti, caratterizzata dalla necessità di coinvolgere diverse professionalità nella filiera verticale che dalla progettazione prosegue attraverso la produzione e poi concludersi nella commercializzazione. La filiera, quando esiste, in relazione a queste macchine, ora è orizzontale ed è metaforicamente svincolata dalla necessità di produzioni seriali su larga scala, vocata come per produzioni potenzialmente per non personalizzate nelle quantità desiderate. Ma attenzione, il compito del design in questo caso dovrà essere più ambizioso, forse dovrà cambiare i modi di progettare, forse la sua collocazione nella filiera della divisione del lavoro sarà diversa, ma il designer potrà ripensare e inventare nuove tipologie. Se invece la prospettiva è quella che ciascuno di noi possa, con la stampante casalinga, diventare designer e progettare i propri oggetti, il rischio potrebbe essere quello di una esplosione infinita di varianti, ma di una radicalizzazione delle tipologie, che porterebbe in definitiva ad una stereotipizzazione della cultura materiale. Ma non solo. Devo qui fare un inserto. Chi mi conosce, chi conosce i miei interessi scientifici e chi è al corrente di alcune mie posizioni più ideologiche sa della mia irrequietezza, talvolta istintiva, al cospetto della parola artigianato, perché viene attribuita questa modalità nuova a una riscoperta dell'artigianato, perché ognuno si fa le cose così. Non accetto e dunque resisto a tutta una cultura geografica, strumentale e passatista che brandisce il termine artigianato per afferrare, rimanendo nel nostro specifico disciplinare, l'origine del design e non dunque del disegno industriale, e interpretare il futuro del progetto del design. Vero o sbagliato che sia, nel tentativo di quantificare l'artigianato nascosto o visibile nei prodotti industrializzati, molte cose che vengono comunemente lette come prodotti dell'artigianato in realtà sono prodotti cinesi che simulano esperienze, antiche esperienze artigianali, fatte con i procedimenti industriali. Tanto per essere chiaro. Quindi, nascosto visibile prodotti industrializzati, molti del nostro ambiente hanno dimenticato di frequentare criticamente il panorama della produzione industriale che nel frattempo mutava natura in forma e contenuto. La mia irritazione, dunque, non è mai stata destinata alla cultura del fare, tipicamente e straordinariamente italiana, quanto piuttosto nei confronti di una serie di profeti, maestri, epigoni dell'artigianato, peggiore se artistico, che hanno inteso ricondurre molto della verità assoluta del nostro lavoro dentro la purezza dell'argomento, una purezza che non è mai esistita. Proprio perché questi puriti del pensiero non si mutilano, voglio esprimere la mia volontà di far reagire queste mie opinioni con il fenomeno anche dei medici, che sembra nell'ambito di un dibattito sempre più ambiguo aver capovolto e alterato le convinzioni di tutti, considerando l'evoluzione dei rapporti tra progetto, produzione, consumo e consumatore. Voglio dire che dichiarare che la strategia Maker rappresenti il modello di un nuovo equilibrio nel rapporto sostenibile fra domanda e offerta nel mondo degli artefatti è improprio, poiché non si è affatto conclusa la stagione dell'industria manifatturiera nella sua tradizionale missione,
se esiste questa trasformazione, va certamente investito i cosiddetti distretti produttivi, non solo nei paesi più avanzati, Giappone, Germania, Stati Uniti, quanto piuttosto in quelle aree dell'est europeo che hanno accolto di quei paesi avanzati le delocalizzazioni industriali. E poi ancora la Corea, fino ai giganti di Cina e India, i cui mercati sono vere e proprie praterie per cose nuove, vale a dire che città, case, uffici, edifici, pubblici e privati, biblioteche, scuole, università, ospedali, tribunali, palestre, campi di calcio, eccetera, eccetera, non possono riempirsi di artefatti nei quali concentrare indispensabili prestazioni intelligenti. E basterebbe partecipare a una qualsiasi fiera dell'elettronica, per intenderci, sono alti i numeri di chi progetta e simmetrici a quelli di chi produce. È necessario pertanto non cadere nell'inganno credendo che chi realizza macchine casalinghe per autoprodursi oggetti abbia trovato la soluzione per evitare il flusso delle merci, rischiando di illudersi di commercializzare nella rete per controllarsi dietro una bancarella. Tanto per essere scritto. Il protezionismo, la società dell'informazione, il post-fordismo, il post-moderno, e quindi vi invito a stare attenti, perché questa è una mia espressione, mancano due minuti. La società dell'informazione, come si dice, c'è un po' la faccia, la società dell'informazione, il post-fordismo, il post-moderno, stanno prefigurando effetti benefici per la diffusione di un benessere democratico, così dico, solo presunti. La loro fatale combinata sintesi a me sembra piuttosto tradire il loro mandato teoretico, mostrandoci viceversa una singolare aggiornata estensione della cultura economica chiamata terrorizzazione del lavoro, con tendenza a far confliggere all'interno della progressiva confusione sociale il tempo di vita con il tempo di lavoro. Chi pratica queste attrezzature sa bene, non c'è più soluzione. Insomma, è possibile una doppia e contraddittoria lettura dei fenomeni in essere, credere alla diffusione di piccole attività radicate nel territorio, caratterizzate ancora dal rapporto umano tra datore di lavoro e lavoratore, oppure la grande industria che tenta di sfuggire alla regolamentazione del mercato del lavoro o a controlli sindacali. Sono le due cose. Il protezionismo di un nuovo localismo potrà davvero frenare una tendenza trentennale a indurre le multinazionali a rimpatriare le fabbriche? Pensate adesso Trump. A rilocalizzare su territori nazionali posti di lavoro che hanno finito in Cina, in Messico, in India. La regina delle tech, Letto, ha una catena produttiva e logistica basata su calcoli di costo ma anche di qualità. Assemble in Cina, dove vengono integrate componenti sofisticate prodotte in Giappone, Taiwan, in Germania. Riportare quella galassia di filiali e fornitori nel solo luogo, nel solo paese, è un'operazione di solo costo, ma dal mio punto di vista assolutamente importante. Ci fa misurare? Chi sono? Il capitalismo deve allora e ora confrontarsi con una domanda radicalmente differente, caratterizzata dalla frammentazione della varietà dei consumatori, da ciò la necessità di una specializzazione flessibile, tu capisci che intendo dire, ossia la capacità dei produttori, aiutati dalle nuove tecnologie dell'informazione, da modelli di lavoro adattabili, di modificare le produzioni in funzione del cambio della domanda, anche se di differenti e piccoli gruppi di consumatori. Tale condizione che favorisce le piccole imprese, ma non solo queste, però ha prodotto, secondo i teorici del post-fordismo, una progressiva disorganizzazione del capitale. Chi fa l'impresa? Che si ripercuote sulla condizione dei beni oltre che sull'organizzazione dei rapporti sociali. Tutto senza dubbio. Cioè vuol dire che siamo ancora letteralmente immersi nella cultura economica, politica, sociale del passato. Dopo la fine dell'individuo, a fronte di questo instabile panorama, cambieranno le tecnologie e i servizi e produrranno nuovi equilibri a supporto del progetto. Le straordinarie innovazioni a supporto delle cose stesse potranno rispondere in maniera diversa
ai bisogni nuovi che oggi possiamo solo immaginare. Ma spero non cambi la necessità per il progettista di misurarsi con quel nucleo emozionale che precede quello tecnico e complementare a quello estetico, che dà origine alle ragioni etiche di un atto progettuale, frutto della responsabilità morale che assume un progettista e che conduce, nella migliore delle ipotesi, dal concept all'opera. Io credo che anche le più avanzate tecnologie produrranno veri frutti solo se utili strumenti per il cammino veloce delle idee dell'uomo per l'uomo. Chi progetta non può che ripartire dall'idea che l'architettura ha la capacità di accelerare la trasformazione del presente esplorando su come il mondo potrebbe essere. Grazie.